Giovanni è uno scrittore nato. Mette insieme il suo primo romanzo a 16 anni, poi ne fabbrica altri. Sono romanzi d'avventura e d'amore, ma soprattutto sono romanzi patriottici. La carboneria, il risorgimento, Verga ha visto Garibaldi conquistare la sua terra, ha visto nascere l'Italia. Verga crede nell'Italia e nei Savoia. I suoi valori politici sono quelli di un uomo d'ordine e lo sarà sempre, anche quando in letteratura sarà un rivoluzionario. Fine 800. Sono gli anni in cui cresce in Italia l'editoria di consumo. Il suo cuore è Milano. Anche Verga, milanese per 20 anni, pubblica una serie di romanzi che soddisfano i gusti del pubblico borghese. Il più apprezzato romanzo di questo periodo è Storia di una capinera, 1871, e fino agli anni 20 sarà il suo bestseller. Venderà molto, ma molto di più dei Malavoglia. Giovanni Verga, l'autore di racconti come Rosso Malpelo, La Roba, Libertà, di romanzi come I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. Giovanni Verga, Luigi Capuana, Federico De Roberto, i maestri del verismo, una corrente letteraria che per 20 anni, verso la fine dell'Ottocento, esplorò la vita dei ceti popolari, cercando di rispecchiarne la psicologia e la lingua. E Verga era un po' schizofrenico, perché aveva questi libri che scriveva sociali, diciamo così, sull'osservazione, che sono stati chiamati veristi, ma che io considero qualcosa di più del verismo o di differente. E poi scriveva dei libri mondani, dei libri così che corrispondevano alla moda. Una cosa è certa, se Verga avesse pubblicato solo questi romanzi, oggi non lo leggeremmo più. Poi però accade qualcosa, nel 1874 Verga scrive un nuovo racconto. È la storia di una ragazza che sopravvive raccogliendo olive, che si innamora di un bracciante che poi muore, da cui ha una figlia che a sua volta muore. Questa è la storia di Nedda. Denuncia sociale, simpatia per gli ultimi, tutti i temi che annunciano il Verga futuro, ma che non bastano a cambiare scrittura ed espressione, che in letteratura sono tutto. La voce in Nedda è quella di un narratore tradizionale, che dalla sua poltrona vede tutto, sa tutto, che usa espressioni difficili come fluido azzurrino o grossolana avvenenza di lineamenti, che descrive scientificamente l'esemplare umano che ha davanti, che informa obiettivamente il lettore sulla realtà di un mondo lontano, sconosciuto. Un narratore che poi certo denuncia, che compatisce, che ironizza, che si agita sulla poltrona, ma rimane comunque seduto. Verga non ha ancora trovato la sua voce, quella che lo renderà unico, però sa dove cercarla. Gustave Flaubert. La sua tecnica del discorso indiretto libero, che permette di far balzare in primo piano i personaggi, e più in generale il suo canone dell'impersonalità. L'artista deve essere nella sua opera come Dio nella creazione, invisibile e onnipotente, che lo si avverta dappertutto, ma che non lo si veda mai. Un principio che viene poi raccolto dagli scrittori naturalisti, Zola e Maupassant. Verga e il suo amico Luigi Capuana li leggono, li discutono, li ammirano.